Dei dispositivi, dei DP molto precocemente, quindi abbiamo adottato le procedure consigliate in questi casi, abbiamo poi proseguito con isolamenti di pazienti sospetti, eccetera. C'è stata una fase in cui non avevamo ancora accesso ai tamponi, alla sierologia, eccetera. E poi c'è la fase, invece c'è stata la seconda fase dove abbiamo potuto fare una diagnostica ai pazienti facendo i tamponi prevalentemente e su 40 pazienti 3 sono risultati positivi. Sono stati trattati con le terapie consigliate adesso, anche se sono terapie non curative, ma insomma ormai si sono sviluppate un po' di linee guida sulla gestione dei pazienti sintomatici da coronavirus. La situazione attuale è abbastanza soddisfacente, nel senso che abbiamo superato lo tsunami. Io penso che tutto sommato quello che è successo possa costituire un punto di riferimento per comportamenti futuri, insomma ovviamente è stato uno tsunami, questo ha travolto molte strutture, ha travolto un po', ha dato uno spintone enorme all'organizzazione del sistema sanitario nazionale. In linea di massima sarei molto soddisfatto di come sono andate le cose, ecco. Quindi penso che sulla base di queste esperienze, sulla base della mole dei lavori scientifici che stanno uscendo, sulla base delle nuove terapie perlomeno sintomatiche, tra le quali forse quella che può più dare garanzia è quella della sieroterapia con gli anticorpi di pazienti che hanno avuto, con dei pazienti che hanno sviluppato gli anticorpi anticoronavirus, insomma ci siano dei progressi terapeutici e gestionali. Pertanto penso che il futuro si assesterà come era prima, piano piano ci dovrà passare questa ondata, ma penso che le RSA ritorneranno ovviamente quello che erano prima. Credo che il contributo delle RSA in una società sia determinante, perché ovviamente il problema anche epidemiologico del paziente anziano è molto rilevante, le famiglie non riescono ovviamente a farsi carico del paziente nella maggioranza dei casi, anche in relazione alle condizioni individuali del paziente. Ci sono pazienti che oggettivamente non potrebbero essere gestiti a casa.